Ciao a tutti, oggi proviamo a far vedere come si fa ad incatenare un mezzo professionale con catene da lavoro che possono essere usate o per impieghi boschivi o per impieghi invernali, catene professionali. Sottolineo questo aspetto perché a volte la tipologia e le modalità con cui si incatena cambiano. Quindi noi oggi parliamo di roba professionale. Non sempre l'operatore è lo stesso e uno può sapere o non sapere se le catene sono corrette. La prima cosa che va fatta, se sono all'interno delle proprie sacche, verificare che la misura della catena sia corretta con la misura del pneumatico. Quindi per chi si approccia per la prima volta a un mezzo che potrebbe essere incatenato durante la stagione invernale, è buona cura verificare che le catene siano della misura giusta e successivamente, se non sono nuove, come in questo caso, controllare che le catene non siano rotte. Quindi, molto velocemente, si stende la catena a terra e si verifica la bontà di questa. Un'altra fase sulla quale prestare attenzione è capire se il pneumatico è nuovo, metà di utilizzo o usurato totalmente, come la catena. Perché questo? Perché più la gomma è nuova e la catena nuova, avremo una calzata molto precisa. Più il pneumatico è usurato, più la catena risulta lunga. E se anche la catena dovesse essere molto usurata, anch'essa risulterebbe ancora più lunga. Nel caso della massima usura, come si può vedere su catene industriali, abbiamo anche due grilli messi posteriormente che ci danno l'opportunità di fare un tiro interno a 120 gradi. Questa operazione ci consente di montare la catena con la massima centratura, perché come vedrete poi la cosa molto importante è far corrispondere la mezzaria della catena con la mezzaria del pneumatico. Vi sarà ancora capitato di vedere infatti che tante catene vengono tirate molto all'esterno, col rischio addirittura che nella parte interna del pneumatico la catena possa scavallare, ed è molto pericoloso, potrebbe tranciare anche i tubi dei freni o altri condotti che passano vicino. Arrivati a questo punto, stendiamo bene la catena, andiamo a verificare, dato che sono catene che possono essere montate sia dritte che rovesce, la giusta posizione. Quindi questi ganci rivolti verso l'esterno fanno sì che la catena sia montata dritta, diversamente si può fare sotto sopra, anche queste che hanno la piastrina non è un problema. Quindi andremo a montarla dal lato dritto. Per fare un montaggio veloce senza usare la catenella, si stende la catena che guarda al cielo, la prendiamo più o meno a metà e non facciamo altro che calzarla sul pneumatico, stando più o meno in centro e avendo una caduta più o meno uguale sia davanti che dietro. Andiamo ad attaccare con un gancio l'interno e poi in questo caso, come potete vedere, qui abbiamo meno facilità di accesso, qui abbiamo più facilità di accesso, faremo arretrare di 50-60 cm il veicolo per poi giuntare la catena. Se ne possono montare due alla volta, come ho fatto di qui potremmo fare di là e fare la stessa operazione, così muoviamo il veicolo una volta sola. Idem a ripetere per le due anteriori. Ecco, dopo aver fatto un pizzico di retromarcia, ci troviamo con la catena perfettamente calzata.
andiamo ancora una volta a togliere un anello, agganciamo e poi facciamo i due knepel centrali. Io do sempre una piccola spruzzatina di spray, perché ferro su ferro, specialmente in momenti di gelo, qui abbiamo un doppio gancio anche che tocca il terreno, questi knepel, che sono i ganci, hanno un senso per essere inseriti e proprio con una spruzzatina di olio corrono facili. Ora ci dedichiamo alla tensionatura della catena, quindi passiamo mano a mano. Perfetto, e vedete come già di primo acchito la catenella ha un senso molto circolare e centrato sul diametro del cerchio ancora prima di assestare la catena. Contrariamente a tante teorie, una catena per questi tipi di veicoli, ripeto, uso sgombero neve o macchine movimento terra, non deve essere mai troppo tirata. Questo perché di primo acchito andiamo con un corpo rigido, la catena, ad ingabbiare un corpo elastico. Nel caso di un Unimog la tensionatura posteriore può essere più facile che quella anteriore, perché qui magari mettiamo un piccolo contrapeso per l'utilizzo con la lama e quindi il peso è costante. Diverso è l'anteriore, quando montando la lama, utilizzandola al suolo, alleggeriamo l'avantreno, quindi abbiamo meno carico sulla ruota. Nel momento in cui alziamo la lama il pneumatico lavorerà di più e quindi bisogna calcolare la giusta tensione della catena che non vada a stringere troppo la gomma. Primo, perché non serve a niente. Secondo, perché potremmo rovinare i tasselli. In caso di forti spanciate delle gomme potremmo anche tranciare la catena, ed ecco perché a volte si rompono le catene. E per ultimo, la catena ha sempre bisogno di potersi muovere, sbattere, pulirsi, anche perché, signori, la catena serve a fare un letto sotto la ruota per avere l'aderenza. Nel momento in cui giriamo, da qua la catena si libera e non serve più a niente fino ancora una volta qua. Questa è una cosa molto importante. La catena deve liberarsi e stare centrata sul pneumatico. Andiamo a fare una piccola prova di tiro. Andiamo a vedere più o meno dove siamo. Importante girare sempre indietro l'anello, lo infiliamo nella lumachina. Anche qui sul gommino io metto sempre un po' di che mi faciliti la chiusura, e abbiamo chiuso, anche se può sembrare morbida, la catena. A questo punto un'altra nota importante è che non bisogna mai andare sulla tangente con la catenella di ritorno. La catenella deve essere tassativamente sempre riavvolta in questo modo e fissata. Per i più curiosi, se uno dovesse osservare dove ha posizionato la giunta e, come termine di paragone, verificare dove ha il valvolino dell'aria, facendo anche solo 500 metri si accorgerebbe che la catena si gira sulla ruota. È impossibile, se la catena è montata correttamente, che questi rimangano sempre a questa distanza. La catena gira sulla ruota. Adesso facciamo un avanti e indietro per assestarla, però come potete vedere al centro pneumatico c'è il centro della catena, e come potete vedere anche all'interno la catena è a metà della spalla del pneumatico, per cui abbiamo fatto un montaggio corretto.
Come avete visto, dopo un piccolissimo e minimo assestamento, guardate la catena come... Allora andiamo nuovamente ad interagire. Ed è sufficiente. Praticamente vedete che una mano qua sopra passa. Ovviamente poi, dato che c'è chi ha parafanghi più larghi, più stretti, eccetera eccetera, bisogna poi trovare il giusto compromesso fra la libertà della catena e lo spazio libero che abbiamo. Cioè, adesso per lasciare la catena molla non strappate i parafanghi, andate un po' così di buon accordo. Una cosa che non ho detto prima è che in caso di alto innevamento, più la catena è morbida, più facilita l'avanzamento, perché in questo caso, venendo avanti, si libera dalla ruota e tende a stendere il manto nevoso con più facilità, e in questo caso favorisce l'avanzamento. Qui torniamo come prima. E siamo a posto. Come detto prima, se ne possono fare due insieme, e io suggerisco sempre, fatta una, guardata bene la tensione di una, si possono contare gli anelli liberi per fare la stessa tensione dall'altra parte ed andare a colpo sicuro. Attenzione sempre alla pressione, che tutti i pneumatici abbiano la pressione corretta, perché in base anche alla pressione cambia chiaramente la freccia che si verifica qui con l'altezza della spalla della gomma nello spanciare e nell'andare. Così siamo a posto, la catena è pronta per lavorare. Vedete che la catena si libera dai tasselli e, torno a ribadire, il centraggio. Poi una breve panoramica su come si presentano queste catene, che hanno fatto 10 stagioni. Vedete infatti un po' le piastrine che hanno lavorato, ma guardate il profilo della catena come è rimasto integro, lavorando su asfalto e non su terra. E questo è stato favorito proprio da un montaggio molto morbido, molto lento. Queste sono delle Profil Greifswald, è una catena che può essere usata 12 mesi all'anno, sia per impieghi su neve che per impieghi forestali, esbosco, non esbosco, strade bianche, strade sterrate, impervie, roccia, rami, si possono usare a far tutto. Infatti, se vedete, è un doppio esagono, come avete visto prima, con doppia chiusura anche sul fronte, tipologia di ganci che non permettono mai che la catena si possa sganciare anche in mezzo ai rami, o come capita banalmente a far via neve, facendo il filo ai muri o ai marciapiedi, che tendono a volte a slacciarsi le catene. In questo caso non si slaccia più niente. Thank you.